Questo sono io alle 6:30 di mattina con degli sci in spalla su una bicicletta. E se vi starete chiedendo perché, perché no? In uno stato in cui il potere sarebbe dovuto essere in mano al popolo, ci siamo ritrovati chiusi in casa, a seguire norme bizzarre. Questo ci sta invogliando ad apprezzare o odiare ciò che ci circonda. Credo che la vita sia troppo breve per sprecare ogni giorno sul letto o a fare cose troppo banali. Perciò, dopo mesi che non potevo uscire dal mio comune per una camminata, ho deciso assieme ai miei amici di esagerare un pochino e uscire dalla nostra comfort zone. Le piste da sci sono chiuse e nel mio paese, a 350 metri sopra il livello del mare, non c'è un minimo di neve. Quindi, ce l'avremmo fatta a sciare in questa quarantena? La risposta è in questo video super. Non perdetevi nemmeno un secondo. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare una cosa stramatta. Praticamente non so se mi vedete, abbiamo gli sci, qua anche lo snow, lui ha le scarpe. Siamo in compagnia dei miei amici e oggi andiamo a sciare in quarantena in zona gialla. Allora ragazzi, non so se si vedrà molto, tra poco entriamo nel bosco, sarà ancora più scuro. Però, oh wow, abbiamo la luce. Sono le 6 di mattina. Non sono le 6 di mattina. Come no? Sono le 7 di mattina, mi sono svegliato un po' tardi, fatto ritardo. Diciamolo che esatto, un'ora di ritardo. Un'ora di ritardo. E stiamo andando a sciare. Usiamo degli strumenti rudimentali che sono stati creati da Gesù, credo, oppure qualcuno, non credo, che si chiamano gambe, per camminare fino in cima alla montagna. Siamo circa 300 metri d'altezza e dobbiamo arrivare a 1200, 1300, una roba del genere. Quindi ragazzi, iniziamo la nostra camminata veramente esagerata. Siamo in compagnia di Nico e Ster. Quindi loro sono i nostri compagni di viaggio. In verità mi hanno invitato loro. E sei anche arrivato in ritardo. E sono anche arrivato in ritardo. Però niente, ci siamo, l'importante è quello. Questa è la mappa dei sentieri. Noi siamo qua. Siamo partiti da giù qua. E dobbiamo andare su di qua. Ponte qua. Vai. Saliamo. Tutta qui tutta salitona. Qui tagliamo, qui vai diretto sul boletto. Tagliamo a destra, arriviamo a Capanna San Pietro e stiamo in questa zona qua. Via, verso l'Alpe di Albese. Raga, si vede la cima. Non è molto vicina, ma bensì è là sopra. Mo vi zoom e vi faccio vedere perché col cielo chiaro e la neve in cima alla montagna non si capisce. Con gli sci in spalla andiamo in cima alla montagna. Ok ragazzi, siamo all'altitudine di 740 metri, questo è quello che dice la bussola, è sorto il sole, facciamo colazione e continuiamo la nostra camminata che è veramente lunga, ci aggiorniamo praticamente in cima. Raga, la situazione è veramente faticosa, gli sci pesano moltissimo, ma siamo quasi arrivati. Ragazzi, siamo quasi in cima. Abbiamo fatto la pazzia. Siamo arrivati in cima al mondo, in cima alla montagna. Ci prepariamo a fare la discesa che nessuno ha mai fatto nella vita. Magari qualcuno l'ha fatto, ma noi siamo i primi a portarlo su YouTube. Qua siamo in cresta al Monte Bollettone e l'idea è di scendere da qui laggiù dove non si vede niente. Sarà divertente, teste, pensi di riuscirci a farlo? Perché no? Oggi testeremo per la prima volta la GoPro Hero 9 che ho appena comprato. No, di zecca. Speriamo che faccia dei filmati di qualità. Vai, mettiamo gli stivali e andiamo. You're ready, bro? I'm ready. Aspetta, non sono proprio ready. Ora sono ready. Cavolo, non vado. Sono neve da un botto. O ciò a non incrociarci troppo perché causiamo slavine. Siamo già a 2, hai detto 7? Eh? Che figata, raga, la neve.
Vedete una funivia? La vedete? Perché io no. L'abbiamo fatta tutta a piedi da là sotto, c'è un laghetto piccolino. È dove abito. E in più lassù c'è tipo una marea di gente che ci sta riprendendo, credo. Vuoi vedere l'impresa folle di questi due pazzi? Figata! Che figata! Dritto, eh! È una goduria! È straripido nel frattempo. Intanto stiamo tagliando metà costone, cosa che non dovremmo fare. E volevo leggere: zona d'estramento, cani tipo B temporaneo. Ste! C'è un botto di gente che ci sta guardando nel frattempo. Io volevo arrivare a sto albero. Ma raggiungiamo ste a cannone. Dai. Vai, continuiamo qua, più alti. No? Abbiamo la giuste che si diletta nella sua snowboardata. Invece schivo quest'albero. Fum! In verità l'ho preso in pieno. Ed è bellissimo sciare. Saltini. Adesso raggiungiamo il nostro amico e andiamo a fare un po' di salti dove ha creato lui il tutto. Prima discesa andata. Carichiamo le cose nello zaino, metto gli stivali e raggiungiamo il nostro amico. Bello bello. Abbiamo fatto la nostra discesa, ce la siamo lasciata alle spalle, abbiamo fatto tutto quel versante e siamo tornati da Nico che ci ha preparato il salto. Questa è la nostra nuova discesina piccolina e quello è il mini salto che ci ha creato. Adesso vediamo chi si ammazza per primo. Volevo farvi però vedere le linee che abbiamo tenuto su quel versante, ma non credo si vedano bene perché non abbiamo uno zoom esageratissimo. Comunque abbiamo fatto quella montagna. Voglio anticiparvi che è un anno esatto che non vado sugli sci. Sono stato in Australia, non ho avuto la possibilità di andarci. Quindi vedremo cosa succederà. Sono curioso. Laggiù c'è il salto, proviamo a farlo. Cagata. Oggi giornata veramente faticosissima, ma questo è il modo per andare a sciare in quarantena. Adesso scendo con gli sci dalla strada, quella che abbiamo fatto, finché non arriva lo sterrato. Vediamo come sarà, perché è una strada abbastanza complicata, in mezzo a conche, alberi, giungla, cinghiali, stambecchi, formiche. Sarà divertente. Adesso tacco la GoPro. A dopo, raga.
Adesso torniamo indietro dalla strada che abbiamo fatto salendo. Spero di riuscirci. Alla fine non ho fabbricato le bacchette, quindi nei pezzi dritti non so come spingermi, però ci proviamo lo stesso. Credo che arriveremo circa a metà strada dove c'è il buio e dopo dovrò toglierli. Comunque siamo già fermi, quindi adesso mi muovo un po' in questa maniera spingendo. Adesso la situazione sarà decisamente più complicata. Entriamo nel boschetto e vediamo di uscirci vivi. Complicata sì. Sono un po' troppe piante, eh. Adesso a sinistra, destra, roccia. Che figo, che figo. Rocce, altre rocce. Era meglio dall'altro lato forse. Vabbè, dai, di qua. Un po' complicate queste rocce, ma ce la possiamo fare. Dai, là mi schianto un po' per terra. Vado a fuoco. Per quello che si può andare a fuoco. Credo che un'esperienza del genere sia da fare una volta nella vita, però veramente una volta nella vita. Oh, abbiamo trovato le bacchette. Niente, l'ho lanciata. Che ganzo! Che stile, ragazzi! È puro divertimento questo. Costeggiamola qua sopra. Wow! Che roba, è bellissimo. Torniamo qui. E qua c'è una piana, forse in salita, che mi toccherà togliere gli sci per un momento. Vai, continuiamo a scendere. Bellissimo, solo che tra poco mi tocca staccarli che la neve sta finendo. Si rovinano un po', sui sassi. Quindi cerchiamo di evitarli e continuare la nostra sciata. Ecco, adesso mi tocca sganciarli di nuovo. Dovevo prendere un po' di velocità, lo sapevo io. E niente, avevo ragione, un'altra piana. Mi tocca staccarle di nuovo. Raga, la piana è finita. Riprendiamo il nostro sentiero innevato. Adesso valutiamo un percorso alternativo. Adesso a sinistra, adesso a sinistra, destra,
Allora, qua sono sassi su sassi. Adesso per non ammazzarmi vado qua e mi ammazzo. Cari NCH fans, il percorso non permette più di utilizzare gli sci. Allora ho deciso di toglierli e volevo chiedervi come vi sembrano i video con la nuova GoPro. Dovrò ancora comprare il microfono, quindi la qualità audio non è ancora al top, ma la qualità video credo che sia veramente esagerata. Spero vi possa piacere. Abbiamo visto assieme come riuscire ad andare a sciare pure in quarantena dove non ci sono le piste da sci. In verità non è un tutorial, ma è più una sfida personale ed è stata veramente ardua. Non avevo mai fatto una sfida del genere, soprattutto con tutti quei pesi sulle spalle, ma alla fine è stato soddisfacente arrivare sulla vetta e poter scendere da dove nessuno ha mai osato scendere. O magari qualcuno l'avrà già fatto, ma è una cosa che non si vede tutti i giorni o che la gente non fa normalmente. Quindi da questo video è tutto. La settimana prossima spero di aver pronta la moto per portarvi dei video assieme a lei. Nel frattempo vi tengo impegnati ogni settimana alle 13 in punto con nuovi video fuori dal normale oppure tutto il resto che c'entra col mio mondo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.